vestiti i panni d'epoca, prima volta in abito così d'epoca? Beh, diciamo che per un corteo storico quasi la prima volta, invece per lavoro mi è già capitato altre volte ed è sempre divertente, perché poi basta infilarsi un abito di questo tipo che già vieni proiettato immediatamente indietro nel tempo. C'è grande attesa sulla sua partecipazione al corteo del Toson d'Oro, poi ci sarà sicuramente occasione di incontrare il pubblico. Questo rapporto che si crea proprio con le persone che la seguono nella sua attività e poi ha occasione di incontrare dal vivo, com'è? No, è sempre bello, è sempre divertente, è sempre anche emozionante sentire l'affetto del pubblico. E quando in queste occasioni il pubblico ti dimostra simpatia, vuole incontrarti, vuole stringerti la mano, vuol dire che sei riuscito a instaurare con il pubblico un bel rapporto e per noi è fondamentale, è importantissimo. Dal punto di vista lavorativo, in questo periodo in cosa è impegnata? Ho appena finito di girare una serie per Rai 1 dal titolo Arrivata la felicità, che è una serie lunga, un bel progetto di Rai 1 della prossima stagione. Inizierò una miniserie tra poco, poi uno spettacolo teatrale, insomma un po' di cose. Questi abiti sicuramente si adattano più a quelli che possono essere i contesti teatrali o quelli delle fiction in costume. Magari potrebbe essere, insomma, un prossimo ruolo da rivedere. Sì, d'inverno però, perché adesso ci sono 33 gradi forse e nonostante sia un bellissimo abito, però ecco, è leggermente caldino, quindi è meglio usarlo al fresco. Era una bella fatica per chi doveva indossarli quotidianamente questi abiti. Sì, tra l'altro ci voleva per forza almeno una persona che ti vestiva, perché da soli è quasi impossibile, per cui diciamo che il tempo non gli mancava. Dell'ordine del Toson d'Oro.
entri nella sala il colle di Villamuri e porga la spada al signor commissario che per tre volte, toccando la spalla sinistra del candidato, pronuncia la seguente formula di investitura: Efficiente Deus, bonum et honorabilem, equitem, in nomine Domine nostri et Sancte Georgi. Entri nella sala il Marchese di Villa Maior, recando l'insigne collare del Toson d'Oro e inchinandosi presenti il collare al signor Marchese. Il Marchese Don Cesare Michelangelo D'Avalos, d'Aquino d'Aragona, commissario regio, appone al collo del signor Don Fabrizio Colonna, principe di Paliano e duca di Tagliacozzo e De Mazzi, il gran collare dell'ordine del Toson d'Oro. Il signor principe, nuovo cavaliere, si alzi e scambi un saluto di gaudio con il signor commissario Don Cesare D'Avalos. Le signorie illustrissime salutano dal balcone di palazzo le foglie accorse per la gioiosa ricorrenza avvenuta oggi nella città del Vasto nell'anno Domini 1723. Dal balcone del palazzo marchesale del Vasto si affaccia la corte che saluta la folla con la marchesa Donna Ippolita e la principessa questa 29ª edizione della rievocazione del Toson d'Oro. È andato tutto bene? Io sono molto soddisfatto perché ho visto veramente migliaia di persone in piazza che veramente assalivano la carrozza per un autografo, una foto. Vuol dire che anche quest'anno la scelta dell'associazione di avere un attore come Ettore Bassi è stata una scelta azzeccata, giusta, che ha fatto felice non solo i vastesi ma anche tutti i turisti che sono qui a Vasto in questi giorni. Tanti figuranti, abbiamo visto anche una nutrita rappresentanza di cavalli dell'associazione Jack O'Neill, è un corteo a cui tutti quanti vogliono partecipare. Io devo dire che veramente come vastesi qualcosa di straordinario, perché ci sono dei gruppi danza, o Jack O'Neill, o il gruppo Danze Vasto, o altre persone che partecipano gratuitamente, e questo è bello perché chi ci tiene alla propria città fa anche i sacrifici. Portare i cavalli dal maneggio di Punta Penna diciamo a cavallo, venire a Vasto e tornare dietro è un bel lavoro, diciamo, oppure fare ore e ore di prove per una danza eccetera. È meraviglioso che i vastesi ci tengono a questa rievocazione che, anche se ha 29 anni, non è passato ormai di moda. L'anno prossimo, il 30esimo, ci vorrà qualcosa di ancora più bello. Beh, noi in base alle nostre possibilità cerchiamo di dare il massimo, ecco. Conclusa la rievocazione storica, tanto entusiasmo per te, e ho fatto anche il giro alla fine per raccogliere gli applausi. Una bella emozione, cosa che ti aspettavi anche all'inizio? No, beh, è stato divertente, emozionante, poi una bellissima manifestazione, non la conoscevo, quindi fare tutto il giro della città in carrozza, vedere tutte queste persone, è stato emozionante. Sei stato disponibilissimo nonostante il caldo, l'abito che insomma si fa sentire, però fino alla fine hai stretto mani, fatto foto, autografi. Beh, vabbè, ma è giusto, il pubblico viene anche per questo e insomma dobbiamo accontentarlo. Che ricordo porterai di questo Toson d'Oro? Beh, ti ho mai visto una divertente di un abito caldo, no, però insomma di una bella esperienza.